Buonasera da Stefano Ballerini e dalla redazione di Canale 196 di Tele Firenze Viola Supersport. Prima di dare inizio al nostro TG serale, un paio di precisazioni. La prima è personale. Dopo il TG di ieri sera che ho realizzato con la maglietta che vedete, molti mi hanno contattato e mi hanno chiesto di cos'è quella maglietta, a cosa si riferisce. Allora, questo TG, quello di ieri e le nostre attività giornalistiche fino alla fine della settimana sono dedicate al 58° gruppo degli ufficiali di complemento che sta festeggiando l'ennesima settimana di anniversario della nostra partenza di quel corso, 4 aprile 1979, e dunque questa maglietta si riferisce apposta a quell'anniversario. Ringrazio anche alcuni amici medici ancora in servizio che ogni pomeriggio ci fanno pervenire in anticipo rispetto alla conferenza stampa della Protezione Civile la scheda riepilogativa sia italiana che toscana. Poi mi sento di dover fare un'affermazione perché mi ritengo umile giornalista italiano doc. Allora, seguitemi. Ho sentito martedì sera su Mediaset una trasmissione nella prima serata dove più di un politico dell'attuale maggioranza di sinistra chiede di nuovo il ricorso alla patrimoniale contro noi poveri italiani, un'Italia messa a zero da questo Covid, e in particolar modo il leader del movimento cosiddetto chiamato Le Sardine personalmente si è esposto chiedendo un 1% secco ad ognuno di noi italiani. Allora, dico, sono richieste che definisco infamanti, ignobili, vili, provocatorie, vergognose per un'Italia che sta attraversando in questi 2 mesi il periodo peggiore dopo la prima e la seconda guerra mondiale. È ignobile richiedere ancora una patrimoniale. Lo richiede solo e solamente la coalizione di sinistra ogni qualvolta va al governo. Questa è la quarta volta dove la coalizione di sinistra è al governo non eletta dal popolo italiano. Poi, attenzione, è una settimana cruciale per noi italiani, per la politica italiana e per l'economia italiana. Qualcuno della maggioranza dovrebbe andare a Bruxelles a firmare il MES. È una decisione, anche questa, ignobile contro l'Italia. L'Italia andrà in recessione, entrerà in una crisi come la Grecia se questo governo si azzarderà ad andare a Bruxelles e sottostare alla UE, alla Germania, alla Francia, firmando il MES. Attenzione, l'Italia intera è pronta a scendere in piazza. Io potrei essere uno dei vostri paladini. Bene, entriamo nel TG. Mi scuserete, ma stiamo attraversando una situazione incredibile. In più dobbiamo sentire tutte queste notizie. Nel mondo, dalla Gran Bretagna si aggravano le condizioni del premier inglese Boris Johnson, ricoverato nella tarda serata di ieri. Ieri sera avevamo dato condizioni sue, diciamo stabili, con tosse e febbre, ma nella nottata tutto è precipitato e allora il premier è entrato nella purtroppo fase di ricovero in terapia intensiva. Auguri comunque. Abbiamo una notizia: il vaccino contro il Covid-19 è in corso di sviluppo dall'azienda americana Biotech Inovio e sarebbe entrato nella fase di sperimentazione sull'uomo. Grandi passi avanti dunque sulla ricerca di un vaccino contro questo Covid. La soluzione potrebbe arrivare dagli States, per la gioia del presidente Donald Trump, e tra poco vi darò dei dati tremendi sugli Stati Uniti. Come riporta molte agenzie di informazione, il vaccino contro il Covid-19 è in corso di sviluppo da parte della Inovio ed è entrato nella fase di sperimentazione sull'uomo grazie alla via libera avuta dalla Food and Drug Administration. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, che è uno dei partner dell'azienda Inovio, gli avrebbe dato un nome iniziale, INO-4800, nome provvisorio, testato su 40 volontari che avrebbero ricevuto una prima dose che sarà seguita da una seconda tra 4 settimane. Dunque, parrebbe un passettino avanti per cercare di trovare un antidoto a questo Covid che sta mietendo centinaia di migliaia di vittime nel mondo. Ma attenzione, vi do una piccola dritta: il signor Bill Gates è tra i soggetti con Stati Uniti, UE, Cina, Germania, Francia, Inghilterra ad avere le quote nel famoso laboratorio deposito di armi chimiche di Wuhan. Ve lo ricorderete, da dove tutto
questo ceppo del Covid-19 è partito? Strano, ma vero, rifletteteci un po'. Allora, i dati: USA 368.373 contagi, di cui solo ieri 1.759, i morti 11.004 più 4.700, dati da Tregenda rispetto a ieri. La Spagna, casi totali 140.000, 743 morti nelle ultime 24 ore per un totale di 13.798. Per fortuna le guarigioni si attestano sui 43.000 casi. In Cina 32 nuovi casi, 983 in aumento totale di ritorno, cioè da molti di quei cinesi che nell'ultimo mese è rientrato da fuori Cina e ha riportato in Cina il Covid-19. Totali infezioni 81.740, 1.242 i pazienti ancora in cura, i morti in Cina 3.331, dimessi in 77.167. In Giappone 252 nuovi casi, 83 solo a Tokyo, per un totale di 4.618, con 91 morti. Perlomeno 712 persone si sarebbero infettate sulla nave da crociera Diamond Princess. Dati italiani. Allora, sono dati abbastanza buoni, ancora in calando. Casi totali 135.586. Ricoverati con sintomi meno 258 rispetto a ieri, totale di 28.976. In terapia intensiva 79 persone meno di ieri, per un totale di 3.898. In isolamento domiciliare però tanti, 60.557. Attualmente positivi totali sono 94.067 più 880 meno 3.039 rispetto a ieri. I dimessi guariti 24.392 più 1.555, che è il dato più significativo dal 9 marzo ad oggi. I morti, sempre tanti purtroppo, 636 per un totale che si è stabilizzato sui 17.127. Ieri in tutta Italia tamponi effettuati 755.445. Le raccolte di beneficenza in Italia e nel mondo per l'Italia hanno raggiunto la cifra di 110.155.000 euro. Purtroppo, altro bilancio, altri 5 morti dei medici che lavorano in prima linea, siamo al drammatico totale di 94. In Italia ieri controllate 271.657 persone, pensate, sanzionate in 10.375, 60 denunciati, 14 dei quali per avere violato la quarantena, e 94 denunciati a vari titoli. 129 le attività controllate, sanzionate in 106, chiuse in 31. Il bilancio lombardo, la regione più colpita da questo Covid: casi totali 52.325, ricoverati con sintomi 11.833, terapia intensiva per 1.305, in isolamento domiciliare sono 15.205 lombardi. Attualmente positivi 28.343, dimessi barra guariti 14.498, i deceduti sono circa 16.000, tamponi effettuati in Lombardia 159.331, e in Lombardia la raccolta di soldi per la sanità ha raggiunto la cifra di 83.011.357 euro. Arriviamo alla Toscana, ma prima di metterci nelle notizie toscane, linea brevissimamente alla regia, c'è un filmato da Montedomini di Eugenio Gianni che con gli incaricati sta consegnando le apparecchiature e le nostre mascherine ai pazienti di Montedomini. Mi fermo, torniamo quasi subito, linea alla regia.